L'uomo, nel suo sviluppo naturale, non cresce solo di forza e statura, ma a misura che il suo tempio si espande, s'accrescono anche in esso le funzioni che vi celebra l'animo e la mente. Forse ora gli tama, e in quest'ora nessuna macchia di riserva o calcolo appanna l'onestà dei suoi desideri. Ma farai bene a star molto guardinga, perché data l'altezza del suo rango, egli non può disporre a suo talento della sua volontà, perché egli stesso è suddito dei suoi stessi natali, non può foggiarsi a suo modo la vita come può un individuo, e ciò perché dalle sue decisioni può dipendere la salute e il bene del regno. Ogni sua scelta è sottoposta ai desideri e al consentimento di quel corpo del quale egli è la testa. Se io ora dunque ti professa amore, sarai saggia se gliene farai credito nei limiti che a lui sono consentiti dalla particolarità del rango, di porre in atto quanto possa dire. Perché non potrà farlo oltre quel tanto che possa consentirgli in generale la pubblica opinione in Danimarca. Rifletti dunque bene a quale perdita potrebbe derivare all'onor tuo se tu prestassi alle sue serenate troppo credulo orecchio a cuor perduto, o se schiudessi il tuo casto tesoro alla sfrenata sua insistenza. Attenta, Ofelia, attenta, cara mia sorella. Tieniti sempre nella retroguardia della passione, fuori dalla portata e dai pericoli del desiderio. Ha già abbastanza dono di se stessa la vergine più schiva che alla luna discopre le sue vereconde grazie. Mai la virtù è sfuggita alla calunnia. A primavera il verme rode i fiori avanti che si schiudano dai bocci, così come la prima giovinezza. Come la rorida rugiada all'alba si trova molto spesso minacciata dai fluvi contagiosi. Dunque, attenta. La miglior difesa è nel temere. La gioventù è ribelle già a se stessa, anche senza bisogno di alleati.